è trascorso un anno da quel fatto 100, da tutte le mirabilie, le fantasie raccontate in un opuscolo dal sindaco Melucci relativamente a quanto realizzato, e poi ovviamente ci si impegnava con l'amministrazione, che poi ha vinto le elezioni, a completare quella fantastica cavalcata di fantasie. Uno di questi punti in cui effettivamente si doveva esprimere la rigenerazione delle periferie, soprattutto di Paolo VI, era quella del Parco del Mirto, un polmone di verde fantastico che in qualsiasi altra città normale, perché Taranto purtroppo non è una città amministrata in maniera normale, sarebbe stato valorizzato, sarebbe stato un fiore all'occhiello. Invece assistiamo ad una realtà che è sempre più abbandonata, più dimenticata, più vandalizzata, all'incuria, al degrado, quello fisico, materiale. Purtroppo si abbinano episodi derivanti appunto dal disagio sociale. Un'amministrazione che spende e spande. Vedete, qui si rischia di essere ripetitivi, ma le cose vanno dette, sono le evidenze e il degrado imperante al Parco del Mirto, e non solo, che mi spinge a dover fare delle riflessioni. E un buon padre di famiglia cerca di destinare le risorse che ha in modo equo, e quindi andare a indirizzare determinate risorse verso quei capitoli di spesa che occorrono, che hanno bisogno di maggiore ossigeno. E se da un lato noi scialacquiamo denaro pubblico con il 6GP o con altri viaggi e viaggetti intorno al mondo, istituzionali, legali, leciti per carità, poi certe emergenze davvero terrificanti come quella del Parco del Mirto, in questi casi si fa finta di niente. Sembra quasi che purtroppo il quartiere Paolo VI sia una terra di nessuno, una terra in cui purtroppo vengono a perpetrarsi vari... Per favore, sul punto. Sì, allora, Presidente... Consigliere, stiamo parlando di Parco del Mirto, lì trattasi il GP, grazie. Presidente, allora ora mi registri, denunciami che sto registrando, perché tu non puoi interrompermi, Presidente. Non volevo registrare, ma mi stai... Consigliere Battista, io le sto dicendo a lei e a tutto il Consiglio di rimanere sul punto, gliel'ho detto prima ancora che lei intervenisse, grazie. Intervenga sul punto e nessuno le dirà niente, così come prevede il regolamento. Se no adesso facciamo come abbiamo fatto sul bilancio, sul rendiconto, che abbiamo parlato anche del previsionale, grazie. Se io sto parlando di Paolo VI, non sto parlando così, tanto per parlare del 6GP, sto dicendo che quelle risorse che sono state destinate al 6GP, parte di quelle risorse potevano essere indirizzati verso altri capitoli di spesa, tra cui interventi a Paolo VI. È pertinente? Bene, questo sì, consigliere, le do ragione. Calma. Allora, bene, io le sto dicendo che se lei la pone in questa condizione, ma lei ma non la interrompo, continui, prego. Far finire, Presidente, io ho fatto un discorso, non è che... Il punto all'ordine del giorno è il Parco del Mirto e io invece sto parlando della Villa Peripato. Io sto parlando del Parco del Mirto e ho detto che quelle risorse del Parco del Mirto si sarebbe potuto trovare quelle risorse andandole a prendere, a prelevare attraverso una diversa destinazione da altri capitoli di spesa, e ho menzionato il 6GP come avrei potuto menzionare altri capitoli di spesa. Quindi, Presidente, se la sua è un qualcosa di prevenuto, di precostituito nei miei confronti, con me ha trovato pane duro per i suoi denti, ma proprio duro da mangiare. Andiamo avanti. Quindi questa è, iniziamo bene la mattinata. Io non volevo neanche registrare, perché poi alla fine, sai cosa succede, Presidente? Che nello streaming
Lei mi toglie la parola, come fa solitamente. L'intervento viene mozzato, viene tagliato, viene mutilato da lei, perché quando si tocca l'amministrazione comunale, lei non diventa più il Presidente del Consiglio, assume un altro ruolo, diventa di parte, allora si sieda tra i banchi quando legittimamente lei vuole fare politica. Andiamo avanti. Dicevo quindi una situazione davvero indecorosa, una situazione di disagio sociale che è imperversa nel quartiere Paolo VI, sembra purtroppo una terra di nessuno, in cui ci sono purtroppo episodi di criminalità, ci sono soggetti legati alla criminalità, ma ci sono anche tante persone per bene che indubbiamente meritano una sorte diversa. Perché, ripeto, non è possibile marginalizzare, ghettizzare ancora di più questa realtà. Allora, come la si fa uscire dalle steppe, dalle barriere, dalle catene, dalla gabbia della illegalità? Attraverso tutta una serie di interventi che riqualificano il territorio. E ci sarebbe quindi una riqualificazione, dicevo, materiale, fisica, strutturale, che andrebbe ad abbinarsi ad una rinascita, ecco, anche, come dire, morale del territorio. Quindi, ovviamente... La invito a concludere, consigliere. Presidente, c'ho ancora 1:11. No, è oltre. È meno, c'è un meno davanti. Quello significa che ha superato, gliel'ho dato in più per l'interruzione. Prego, può continuare, grazie. Poi metteremo il VAR. E quindi dicevo, in questo senso, io chiedo fermamente, quindi ovviamente voterò a favore della mozione, e ripeto, dico soltanto una cosa, che la città è sotto gli occhi di tutti, la condizione penosa in cui si trova, ma la condizione delle periferie è ancora più grave. Allora evitiamo di parlare di rinascita di Taranto, di nuovo corso per Taranto, inviterei il sindaco e chi sostiene, per carità, liberamente, questa posizione di rinascita a farsi un bel giretto al Parco del Mirto. Grazie.